You are live. Ciao a tutti, ci Eccoci qua. siamo Stasera oggi. ho tutte e tutti. Vediamo. Allora, vediamo un attimino i commenti che ogni volta mi scordo. Se qualcuno ci, come al solito, ci fate sapere se si sente, se ci si vede. Se ci si vede, anche se non ci si vede, certo, non è che non vi perdete nessuno spettacolo, però. A me mi arriva il messaggio su Top Borsozione in diretta. Se ci mandate qualche messaggio, ciao Massimo. Sì, ok, ci vedete. Ciao Massimo, sì, ok, perfetto. Come al solito facciamo i primi 5 minuti di attesa Ciao delle Luca. ordine. Se Ciao avete qualche Max, domandina, ciao Giovanni, Giorgio, eccoli, ciao, ciao. fatecelo. Grazie Luca. Tutto Ciao. bene, Giuseppe, grazie. Si vede, si sente, perfetto. Ciao Simone. Ciao a tutti. Abbiamo sempre un pubblico esclusivamente maschile. Siamo dei No, è che sessisti. fondamentalmente il trader di solito è maschile. C'è uno studio, lo sai, che dice che praticamente la mente maschile è molto più tendente alla matematica che la mente femminile. Sono. Ti vengono a beccare la donna, ti No, ammazza. ma pensa che io, le mie professoresse di matematica, sono sempre state donne. Cioè, quindi, però, in effetti, la mente maschile dovrebbe essere più matematica di quella femminile. L'ho letto, poi sarà pure. Oh, ciao, lo sa? Poi sarà, ma sarà una cazzata, che ne so. Ciao, Fabio. Non lo so. Ah, Oh, sono ecco, donna, ci pensa. Come abbiamo una donna, hai visto? Una donna. stai, Marianza? Magari Enzo è una professoressa di matematica. No, Ciao anche Giuseppe. perché, voglio dire, io la matematica per me è stata sempre un po' un rapporto di odio e amore, odi e t'amo, come diceva Catullo. Ciao, 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 perché sono due donne. Perché io Ciao Giuseppe. Io andavo malissimo a matematica. l'amavo in matematica. Io? Malissimo. No, io l'amavo in vera, non so Io no, io perché. amavo la statistica, pensa che all'università quando ho fatto l'esame di statistica mi Anima, piaceva da anima. morire la statistica, ma matematica l'ho sempre odiato. Vabbè, dopo questa reminiscenza di tantissimi anni fa, io sono d'accordo con Antonio. È vero, sicuro, guarda. Io sono d'accordo. Allora, ragazzi, penso che Vai. si possa partire, no? Allora, l'argomento di stasera c'è stato richiesto da tanti, alcuni in maniera, dico, la maggior parte di voi ovviamente in maniera garbata, gentile. Qualcuno ci ha fatto anche delle critiche che per carità sono sempre gradite, ma niente di che, insomma. Gianluca col pozzo iniziano a divertirmi, lo so, infatti pure Hai oggi visto, sabato. Gianluca, adesso c'è anche Slack, non so se stai dentro. Con C'ha Slack adesso Scott manda anche segnali in real time. Per chi lo vuole Allora, sapere. ragazzi, in sostanza l'argomento che ci è stato richiesto è la maledetta Merit Put, perché non so se a me o a Giorgio, sì, a Giorgio, no, ciao Giorgio, o a me o a Paolo è venuto in mente dire che la Merit, non so perché, come, che la Merit Put è una synthetic call. E da là abbiamo ricevuto diverse domande, dubbi e anche delle critiche che adesso vi faremo vedere. E per cui ci ho detto, vabbè, parliamo di questa benedetta Merit Put. Allora, partiamo Pare che quindi. sia No, il trading dell'anno, la stamba di put, tutti che parlano di sta maglia. tra l'altro, io e Paolo abbiamo sofferto perché è una cosa veramente banale la Merit Put. Non c'è bisogno di spiegarla. È come se voi andate alla scuola guida per imparare a guidare la macchina Formula 1 e dice: beh, ragazzi, allora questo è il sedile. Lo so, grazie. No, ma poi hai fatto anche imbottito, è comodo. Che ve ne frega, potete imparare a guidare la macchina Formula 1 e vi insegnano con il sedile. Detto questo, partiamo con le slides. Share screen. Ok, adesso c'è lo schermo, dovreste vederlo. E come al solito andiamo a pigliare le slide, che sono queste qua. Allora, eccole qua. Partiamo con la proiezione. Allora, visto che ci sono arrivate anche delle critiche, cosa non
non faremo stasera. Primo, non vi spieghiamo la Married Put, perché non sarebbe già veramente banale, che non servirebbe neanche a spiegarla, in realtà qualche cosa ve la diciamo. Però è veramente banale, ragazzi, io non capisco che cacchio ci sia da spiegare, ma ho detto che ci sono anche, anzi, ho trovato anche un libro sulla Married Put, che poi in realtà è un grande spottone per un sito web, però insomma, cioè, scrivere un libro sulla Married Put, oh, tanto di cappello. Non ve la sconsigliamo neanche, perché, voglio dire, è una strategia prudenziale, come fa l'assicurazione, è meglio la Married Put che lo stop loss, anzi, no, voglio dire, chi fa la Married Put invece di comprare azioni naked e incrociare le dita o fare lo stop loss, non fa la cosa sbagliata. E non vi mostriamo nessun segreto della Married Put, semplicemente perché non ce ne sono di segreti. È una cazzo di lunga sintetica. E noi, ve lo giuro, ci siamo messi io e Paolo, no? Abbiamo fatto davvero una due diligence pesante. Perché? No, non è d'accordo. Che cosa è successo? No, no, ma la due diligence pesante l'abbiamo fatta proprio perché, Giuseppe, perché molti sostengono che non è così, quindi dobbiamo, esatto, per forza, se abbiamo dovuto per forza trovare le motivazioni per far capire che anche, diciamo, al più, diciamo, la persona meno credente in tutto fosse convinta, insomma. Allora, stasera forse andremo un po' più lunghi perché abbiamo fatto un bel po' di slide, però questo è quello che alcune delle mail che ci sono arrivate. Allora, è una strategia, la Married Put è stata ha dato un profitto del 6.000%. Ragazzi, 6.000% sapete quant'è? Manco Paolo Pretesi lo fa il 6.000%. Adesso, quindi perché dire che non funziona? No, a proposito del 6.000%, Giuseppe, apriamo subito una parentesi. Questo lo avevamo detto che, giusto, ne avevamo già parlato, no? Però a noi sembra quasi ovvio, però mi rendo conto che quello che magari a volte a noi sembra ovvio non lo è a volte per molti, no? Quindi un elemento chiave, quando si parla di percento, quando leggete percento, cioè quello ha fatto il 600%, il 500%, il 100%, allora, quando leggete qualcosa che ha a che fare con una percentuale annuale, pensate sempre a cosa è riferita. Se una put ci costa 1.000 e noi facciamo 500, non sto facendo il 50%, perché tu non puoi fare una put e basta, ok? Va calcolata sul capitale, ok? Quindi il rischio dei 1.000 è un rischio minimo e quindi va calcolata la percentuale sul capitale. Solo questo, era soltanto per mettere una parentesi, ok? Non su quello che impegniamo, quello è il margine e non si può fare un calcolo di rendimento su un margine, perché se noi compriamo una put, significa che a scadenza il valore di quella put, se non c'è andato a favore, lo perdiamo tutto. Quindi non possiamo noi avere un capitale di 10.000 e comprare una put spendendo 10.000, ok? Dovremmo spendere 1.000. Quindi se facciamo il 50% su quei 1.000, ovviamente quel 50% non è il 50% di rendimento della nostra strategia, ma è una percentuale calcolata sui 10.000, non sui 1.000, ok? Spero che questa cosa sia chiara. Comunque, ragazzi, che ci dicono? Questo ragazzo, non possono dire se non lo so, si capisce, è stata backtestata e ha dato un profitto del 6.000%, quindi perché dire che non funziona? Allora, noi non abbiamo mai detto che non funziona. Abbiamo detto che, come tutte le strategie, ha dei pregi e dei difetti che speriamo di farvi vedere oggi. Il backtest è stato fatto da un professionista che è un esperto e ha dimostrato in un video che questa strategia, anche sbagliando la metà delle operazioni, fa un profitto eccezionale. Allora, ragazzi, io, per carità, magari questa persona ci dà delle indicazioni, io non so di cosa si stia parlando, però se voi mi dite che una strategia dove io sbaglio la metà delle operazioni e faccio il 6.000%, ragazzi, io mi vendo, ma non casa, mi vendo tutto. Qualunque cosa me la vendo, datemi questa strategia, ve la pago, vi giuro, ve la pago, lasciatemi soltanto 1.000 euro per fare un po' di trading, sbaglio il 50% e faccio il 6.000%, oh, evviva. Poi quest'altro, faccio trading da diversione usando sottostanti italiani e USA, gli USA, prima avevo perdite anche molto importanti, mi ha che non so le quotazioni con le put, che ho imparato in un corso dove si dimostra che c'è una grande differenza fra la call lunga e la Married Put. Non c'è nessuna grande differenza, speriamo di mostrarvela. Secondo me il vostro errore riguarda il fatto che non considerate il guadagno di dividendi, che non si possono prendere con la call ma solo con l'azione. Lo sappiamo, ma non c'entra un cavolo. Comunque il corso è abbastanza interessante. Vabbè, meno male. Questo comunque ci ha fatto un complimento e gliene siamo grati. Quindi adesso andiamo a vedere un po' di cosa stiamo parlando. Guarda caso, no, se io e Paolo ci mettiamo a parlare, non in questo corso, ma in altri, di strategie un po' più complicate, ma anche di spread, non c'è, nessuno ci dice niente. Quando parliamo di naked invece si scatena l'inferno, perché quando parliamo di naked, long o short è lo strumento principalmente insegnato in Italia
non solo, non tanto perché non se ne conoscono altri, ma perché purtroppo, come vi ho detto tante volte Paolo, il meccanismo dei broker che si usano in Italia non è premiante per chi fa sia per le commissioni sia perché non si possono mandare ordini spread, per chi fa delle opzioni, delle strategie in opzioni più complicate. Quindi la gente è pressoché obbligata o a comprare naked o a vendere naked. Fatta questa roba qua, vediamo un po'. Questo è quello che vi hanno raccontato, no? Questo è preso da. Noi abbiamo trovato un libro, un PDF, quindi se volete ve lo possiamo pure dare, se avete voglia di leggerlo, che sono 300 pagine circa di strategie di hedging, praticamente parla di put e di merit put e di call, ma soprattutto di merit put. Allora, non l'abbiamo letto perché ovviamente ragazzi l'abbiamo scorso comunque, e questa è una delle tante cose che abbiamo trovato. A sinistra la standard merit put position, compri 100 azioni a 50. Compri un contratto a un mese di una put con strike 45 a 0,50 e qua ti fai il massimo rischio. Poi dice, esempio 2, la long call strategy, compri, sempre con il sottostante a 50, compri un contratto di una call strike 50 a 2 dollari e mezzo e qua fa tutti i vari paragoni. Allora, cari studenti del corso Option Fundamenta, qual è la prima incongruenza che ti salta all'occhio? Perché questi due sono, non è che sono sbagliati, ma sono due esempi che, ancorché fatti con valori fittizi su titoli XYZ, non dovrebbero essere messi uno accanto all'altro? Semplicemente perché dovesse pensare alle greche e chiedi se stiamo confrontando mele con mele, o ovviamente nel caso di greche, olive greche con olive greche. Il problema di questi che fanno queste strategie è che, forse per farle semplici, non perché le ignorino, per l'amor di Dio, non guardano i delta. Queste posizioni probabilmente, no, se guardiamo i delta, hanno delta diversi, no? Su uno abbiamo le azioni che hanno delta 100 e l'opzione con strike 45 che ha sicuramente un delta inferiore a 50. Dall'altra parte invece stiamo pigliando una put con delta 50. A mio modo di vedere, più o meno, da una parte c'ho più delta 100 e avrò probabilmente un delta 45. Ci avrò un delta 55 contro un delta 50, quindi queste due operazioni non sono uguali, sono diverse, perché hanno dei delta diversi. Quindi, che cos'è la merit put? Ormai penso lo dovreste sapere. La merit put è una strategia rialzista a delta positivo e la fate comprando il sottostante, l'azione, il future, quello che volete, e una put a protezione di eventuali ribassi. Poi vediamo che tipo di put si può comprare. Le variabili chiave, no? Quelle legate all'acquisto della put, ovviamente sono due. Che strike compro? Compro una put out of the money? Se nell'esempio XYZ lui comprava la put 45 che è out of the money, compro la put 50 che è out of the money o addirittura compro la put 55 che è in the money? E soprattutto a che distanza la compro? La compro una settimana, un mese, un anno? La merit put però è sempre una long call naked sintetica. Questo alla fine di questa giornata ve l'avremmo ripetuto talmente tante volte che o vi abbiamo convinto oppure non dovete più ascoltarci perché vi stiamo proponendo una cosa che se voi non accettate vuol dire che ritenete che è sbagliata. Allora, abbiamo detto scelta della put. Come la scegliamo sta put? Innanzitutto, no? La prima domanda è, la pigliamo, come dicevo prima, in the money? Quindi se il mio sottostante sta a 50, compro la put 55, a the money strike 50 o, cioè, vabbè, quello dovrebbe essere out of the money compro la 45, poi correggo. E che scadenza? Un mese, a 3 mesi, a 6 mesi, a un anno? Allora, in linea generale considera il tuo orizzonte di investimento. Se hai comprato, no, se compri una merit put, il tuo principale punto di partenza è un'analisi rialzista sul titolo. Stai, come abbiamo detto, è un'operazione delta lungo che guadagna sul titolo che sale, sul sottostante che sale. Quindi tu hai un ingresso con una proposizione rialzista sul tuo titolo. Allora, se ce l'hai questa proposizione rialzista, devi anche avere un orizzonte temporale. Sei un long term investor, sei entrato per i fondamentali, quindi è un titolo che vuoi tenerti a lungo. O sei entrato perché hai visto qualche angolo di Fibonacci o il ciclo di Elliott o qualche cosa del genere, Plutone in congiunzione con Giove, passato il quale poi il titolo scende.
Per carità, qualunque sia la tua analisi tecnica, però fondamentale, devi darti un orizzonte, probabilmente su quell'orizzonte ti puoi piazzare, no, puoi pensare di piazzare la protezione. L'altra cosa che puoi valutare è il costo giornaliero di quella protezione. Cioè, se tu compri una put che ti protegge per 60 giorni, quindi diciamo per 3 mesi di borsa più o meno, quanto è il costo giornaliero della protezione? E lo calcoli dividendo il valore della put rispetto ai giorni che mancano alla scadenza, ovvero, se vuoi essere più sofisticato, soltanto valore estrinseco della put, quindi non consideri il valore intrinseco, il valore in demani, se la compri in demani. E poi devi anche considerare il valore netto che assicuri. Anche qua, no, la put è una casco, cioè se voi comprate ad oggi un titolo tipo Apple che sta intorno ai 120, quant'è la franchigia che vi date? E quindi comprate una put out of the money, 115, 110? Oppure addirittura, cosa che ovviamente con l'assicurazione non potete fare, con l'assicurazione casco non potete assicurare la vostra macchina da 50.000 euro per 60.000, almeno, anzi lo potete fare poi, però quando ve la rubano ve la danno sempre 50.000 o anche meno. Potete assicurare la vostra azione Apple, che magari in questo momento vale sui 120, l'assicurate a 140. Lo potete fare e lo vedremo anche qualche esempio. Altra cosa da considerare è che è comunque una strategia a delta positivo, e quindi se il mercato non ti aiuta funziona proprio come la casco, ragazzi. Cioè, se voi quando vi assicurate con la casco, no? O vi assicurate la casa, vi assicurate qualunque cosa, nessuno di voi o di noi si augura, speriamo che me la rubino così divento ricco, no. Cioè voi, no, sperate che il mercato salga e che la vostra casa aumenti di valore, o che quantomeno, se non avete ambizioni da Roberto Carlino, come cacchio si chiama lui, sperate che la vostra casa resti sempre viva e veggia, che nessuno ve la venga a sfondare, che non cada un fulmine e ve la bruci. Ma non godete, oh cacchio, c'è stata l'alluvione, me l'ha distrutta, adesso mi becco i soldi della casco. La casco è un sistema per limitare i danni. Quindi, se il mercato, nel caso della vostra azione, non sale, è proprio come la casco ti limita i danni, non ti arricchisce, ti fa sentire un po' meno incavolato, ma non è che ti arricchisce, tu comunque perdi. Per cui, quando se c'è su 6.000%, Paolo e Giuseppe non l'hanno trovato, se qualcuno di voi l'ha trovato, ce lo venisse a dire, noi siamo disposti a pagare qualunque somma, davvero. Dimostrateci che avete un conto dove fate My Red Put, che l'avete portato dal 6.000% in un mese, in un anno. Noi vi compriamo qualunque, voi dite un prezzo e noi compriamo. Allora, e l'altra cosa, cioè, i dividendi, la cosa di cui c'è stato, su questo abbiamo fatto parecchia analisi, perché ho detto, se questi continuano a dire che i dividendi sono importanti. Allora, abbiamo preso BA, abbiamo preso alcune azioni che hanno dei dividendi piuttosto corposi, come BA, e dei dividendi piuttosto piccoli, tipo dei rendimenti piuttosto piccoli in dividendi, come Apple, mi pare, abbiamo usato. Allora, guardate questa tabella. Intanto, no, vedete, questi sono i dividendi di BA fino a 2020. Dopo, l'azienda non ha più dato dividendi. Perché? Perché c'è stato il Covid, c'è stata la crisi, quindi gli ultimi dividendi, come vedete, sono stati pagati il 6 marzo dell'anno scorso, quindi quasi un anno fa. Che cosa vuol dire ex dividend date? Lo sapete che cosa vuol dire? Se non lo sapete, ve lo diciamo velocemente. La ex dividend date è la data, il primo giorno in cui l'azione, quindi l'azione BA, in questo caso il 13 febbraio del 2020, per quella tornata di dividendi, trada quota sul mercato senza ex, dal latino ex, senza i dividendi. Quindi vuol dire che se voi volete avere i dividendi, l'ultimo giorno utile per avere in portafoglio BA è lo 0212. Quindi chi ha la 0212 BA in portafoglio si becca il dividendo. Dopodiché il dividendo non ce l'avete. Se la vendete il 13 non c'è il dividendo. Okay? E questo dividendo, come vedete, è di un cash amount di 2 dollari e rotti, 2 dollari e 0,55 per azione. Oh, allora, penso che poi, se non sbaglio, se non ricordo, Giuseppe, tu devi avere il titolo il giorno dell'ex dividend, dopodiché il giorno dopo te lo puoi anche vendere, certo. Il dividendo è uguale. Non la devi tenere. E infatti poi noi abbiamo imparato nei nostri tanti anni a fare opzioni come utilizzare la call in the money se si è interessato al dividendo, esercitandola il giorno dell'ex dividend, comprando la put a protezione per pigliarti il dividendo. Esatto. E anche la cosa più figa che abbiamo imparato, anche se servono dei capitali forti per farla, è come esercitare queste call
e lasciare le scoperte delle altre, perché ci sono dei babbei che non conoscono i meccanismi dei dividendi, che si dimenticano di esercitare la loro call in the money e perdono il dividendo e te lo metti in tasca tu. Praticamente, però, in parole semplici, si va a rubare i dividendi da chi ha le opzioni e si scorda di esercitare. Quindi praticamente è una sorta di furto di dividendi a quelli che non sanno fare opzioni. Diciamo, è un take advantage dai babbei, che noi l'abbiamo visto fare ai trader che noi seguiamo, in particolare a Scott, che una volta, ti ricordi, si fece $20,000 su una tornata di dividendi Apple, perché lui aveva esercitato le lunghe e si era preso sui dividendi, parte di un long call spread, e le short del call spread soltanto in parte non erano state esercitate. Esatto. Anche se poi, Giuseppe, a onor del vero, prima era più facile, adesso col fatto che dietro ci stanno le piattaforme che ti avvisano e che ci sono, diciamo, tanti computer dietro, che quindi la parte tecnologica è molto più avanzata, adesso è difficilissimo proprio che qualcuno si scordi di esercitare la call per prendersi il dividendo, insomma. Però negli anni 80, anche anni 90, quando non c'era stata sofisticazione, i dividendi di queste grandi aziende, no, delle aziende che pagavano fior di dividendi all'epoca, erano per i floor trader, Scott ci diceva che era qualunque giorno capitava, mancava solo un signore grasso vestito di rosso con la barba bianca, e poi era Natale. Esatto. Quindi, allora, il 2 gennaio 2019, poi lo potete controllare con il foglio Excel, che quelli che hanno fatto il Golden Color c'erano, oppure potete andarvi a guardare le quotazioni storiche. Il 2 gennaio 2019 abbiamo scelto una data a caso, BA quotava $314,58, con la ex dividend date che abbiamo visto il 7 febbraio, lo vedete là nella etichetta celestina, dividendo di 2,055, pagamento 1 marzo. Allora, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo confrontato l'acquisto di 100 azioni protette da una long put 330 naked in the money, quindi perché c'è questi, poi se leggete questo libro vedete che questi qua tradono put in the money, scadenza al 15 marzo 2019, quindi l'abbiamo proprio fatta scadere lontano, quando ormai il dividendo era stato già non soltanto ex dividend ma anche pagato, e l'abbiamo confrontata con quella che secondo noi è l'equivalente, cioè abbiamo comprato la call 330 naked, che in questo ovviamente è out of the money, stessa scadenza della put. Quindi andiamola a vedere qua. Tenete a mente solo questo dato, che all'epoca il tasso risk free, considerato risk free, che è il tasso sui treasury bill a 3 mesi del tesoro USA, al 2 gennaio 2019 era più o meno del 2,5%, ok? Era abbastanza alto rispetto agli standard di oggi. Allora, qui vedete, data in alto, 2 gennaio 2019 alle 15:40, orario preso a caso ovviamente, compriamo la, vedete, più 100 la posizione, compriamo 100 azioni BA e compriamo la put 330 a protezione, ok? E questo è il grafico risultante. Guarda caso, sembra proprio una call, però non è a detta di questi grandi esperti, non è una call. Che cosa abbiamo fatto poi? Sull'altra slide abbiamo, vedete, no, questa è sempre la stessa, abbiamo comprato la call, abbiamo comprato il sottostante, guardate qua questo cerchietto rosso, delta è 41,08. Adesso voi che siete esperti di delta grazie al corso Option Fundamental sapete che questa è una posizione che ha un delta di 41,08. Che cosa vuol dire? Che per ogni dollaro che sale di crescita, di aumento di BA, questa posizione guadagna $41, quindi è una posizione chiaramente rialzista. Ovviamente meno rialzista di quella che sarebbe stata la posizione con le sole azioni, perché abbiamo anche la put. Ora andiamo avanti. Questa è l'opposto, è la sintetica, diciamo. Vedete, abbiamo comprato la call 330 a 12,90 e il delta, come vedete, se andiamo a quella prima, 41 da questa parte, 40 e 75 dall'altra. Comunque, veramente, Giuseppe, non capisco come fai a dire che sono uguali, cioè, sono due cose un po' intensive. Cioè, io non capisco. questa qua, va detto che questa, la call naked guadagna 0,33 centesimi meno della, cioè questa grande differenza. Contate che questa differenza in realtà è dovuta al fatto che noi stiamo ragionando su dei mid e i modelli ovviamente teorici non postulano un prezzo, non postulano un bid e un ask, no? Quindi noi ci siamo messi in mezzo, però diciamo che for government purposes questo va bene, come dice Scott. Quindi 40 a 75, il delta lo possiamo approssimare a dire che è uguale, e non ce ne vogliono i grandi esperti che dicono che non sono uguali.
Però andiamo a vedere che succede. Qui abbiamo soltanto un'opzione, dall'altra parte abbiamo un'opzione più il sottostante, e andiamo direttamente alla scadenza del 15 marzo 2019. Il prezzo di BA in quella data è di 379 dollari circa. Allora, vi ricordate, abbiamo comprato BA a 314,58, la put l'abbiamo comprata a 28,575 e abbiamo questo dividendo di 2 dollari. E questa è la tabellina. Questa dovrebbe essere, insomma, abbastanza semplice. Abbiamo comprato 100 azioni a 314,58, abbiamo speso 31.458 dollari. E questi li dovete spendere, che vi piacciono li dovete spendere. Non è che non fatevi al massimo. No, no, intesa, aspetta, cioè, tu non sei chiaro, non li dovete spendere, ve li marginano. Cioè, non è che non, siccome c'è la put a protezione, il broker non ve li margina la metà, ma ve li margina. L'altra metà, però, ragazzi, non è che non cioè, ve la presta lui, e poi su quel prezzo pagate. Se guardate, se andate a studiarvi le carte di Interactive Broker, pagate il tasso minimo, il tasso corrente di riferimento in quel periodo, più una sovrattassa, che è quella che fa ricco Interactive Broker, dell'1,50%. Quindi, se andate a margine sul 50% che voi pensate vi resta in portafoglio, state pagando interessi. Però noi qua per semplicità non li consideriamo, se no. Avete comprato anche la put, abbiamo visto, a 28,575, quindi questo è l'esborso della put. Sto giochetto vi è costato 34.315, quindi vuol dire che l'azione a 3,14 in realtà l'avete comprata a 3,43,155. È chiaro questo? Perché ovviamente ci avete sommato 2,08 dollari, 2,09 dollari della put. A scadenza, il 31 marzo, ci è andata bene, la BA ha guadagnato, sta a 3,78,99, quindi le nostre azioni valgono 37.899 perché sono 100, e il nostro profitto è 37.899 meno 34.000 errotti che l'avevamo pagata, fa 3.583,5. Ci aggiungiamo i 2 dollari di dividendo, 205,50, profitto totale 3.789 dollari. Almeno, salvo che Excel o io o Paolo abbiamo fatto delle cazzate, però questo è quello che guadagnate se con la Merit Put. Con la call, avete acquistato la call 330, giusto? E ricordatevi sempre che abbiamo sto tassetto di interesse. Allora, la call l'abbiamo pagata 1.290, su questo non ci piove, no? A scadenza, una call 330 con il sottostante a 3,78,99, questo dovreste saperlo ormai visto che siete esperti di opzioni, ha circa 49 dollari in demani, ok? Quindi il ecco, ho fatto l'errore, vedi, sbagliato, vabbè, comunque 4.890, vabbè, ragazzi, c'è un errorino che comunque è peggiorativo, e questo è il profitto, uno meno l'altro. Ci abbiamo aggiunto gli interessi, no? Che sono gli interessi che guadagnate sul fatto che teoricamente potete guadagnare sul fatto che il vostro capitale impegnato qua è di 34 e qua di 1.290, quindi sulla differenza fra 34 e 1.290 guadagnate gli interessi. Vedete che alla fine il profitto totale è più o meno lo stesso, quindi non c'è, malgrado qua gli interessi non li abbiate presi. Questo ovviamente presuppone, no? E dicono i cultori della Merit Put, presuppone che voi quei soldi li investiate, no? Quindi la differenza fra 34.000 e 1.300 la investiate, quindi quei 32.700 li investiate su T-bond al 2,5% e vi pigliate gli interessi. Però ragazzi, se anche non investite, quei soldi voi ce l'avete sul conto e potete fare altre operazioni. Perché voi sul conto, se comprate la senza margine, la Merit Put, 34.000 dollari li spendete tutti. Se andate a margine, ve ne restano, invece di 34, ve ne impegnano 17.000. 17.000 è rotti, però gli altri 17.000 li potete usare, ma su quei 17.000 che state usando pagate un interesse. Quindi come vedete la strategia... In pratica, diciamo riassumendo... Se il guadagno, perché chiaramente il prezzo del dividendo è chiaramente, come si vede da questa diciamo slide, è chiaramente già incluso all'interno del premio della call, no? Quindi l'argomento, diciamo, madre che si dice sulla Merit Put è lì prendo il dividendo. Ok, nella call già c'è. Quindi praticamente, detto questo, perché fare una Merit Put consumando praticamente 17.000 dollari
quando posso fare una call consumandone 1290? Questa è la domanda. Ecco, e quindi e la risposta è ovvia, non ha veramente nessun senso. Quindi di per sé, almeno se non ci sono argomenti che io e Giuseppe non sappiamo perché non siamo Cristo sceso in terra, ci sono magari cose che a noi sfuggono, che sfuggono alla nostra capacità di conoscenza, e quindi il motivo, c'è un motivo per fare una Mary Put invece di una call. Noi non l'abbiamo sinceramente capito e non ci sfugge. Sì, questa Apple che paga pochissimi dividendi, sempre il suo discorso, il 6 novembre dà 20 centesimi di dividendo d'azione, e qua sono i calcoli, stavolta abbiamo messo direttamente l'Excel così non facciamo casino, abbiamo preso le azioni, no, Apple al 6 ottobre valevano 116,315. Questo è il prezzo che abbiamo pagato. Le abbiamo protette con una call, con una put in the money 130 che costa 15.775. Questo è il prezzo totale pagato. Alla scadenza Apple, vedete, valeva 118.69 e abbiamo perso $209, meno i $20.50 del dividendo che noi abbiamo incassato perché siamo titolari dell'azione, abbiamo perso 188.50. Se avessimo comprato la call 130 direttamente che costava quasi $20, 1,955, avremmo perso $195 più o meno. Vedete, la perdita sull'uno e sull'altro fronte è lo stesso. Potremmo andare avanti, ci sono delle piccole differenze sempre, no? e sono differenze tendenzialmente a favore dell'interesse, ma è quello che diceva prima Paolo: vale la pena investire $13.000 da questa parte contro $195 da quell'altra per risparmiare quanto? $7 di perdita, o guadagnare un po' di dollari in più in caso di profitto? Questo non è tanto se vi conviene o no, per dirvi che quando vi parlano del fatto che le due strategie sono diverse, vi stanno dicendo delle cose sbagliate. Poi non volete credere a noi? Allora vi facciamo vedere un'altra cosa, che è questa qua, adesso l'avevo cercato, eccola qua. Allora, innanzitutto questo signore qua, primo. Allora, questo signore qua, poi nelle ricerche che abbiamo fatto, abbiamo trovato questo famoso libro che parla delle opzioni, poi se volete ve lo mandiamo, è un PDF che si trova, penso che sia gratuito perché si trova in rete. Allora, ed è legato ad un sito che si chiama Power Options, che da quando l'abbiamo scoperto, praticamente ogni giorno mi arrivano 50 mail che mi chiedono di iscrivermi a questo Power Options. Allora, come si fa in queste circostanze? Io e Paolo abbiamo fatto quella che si chiama in gergo la due diligence, e ci siamo messi a fare un po' di ricerca, ed è uscito questo signore qua, che si chiama Kurt Frankenberg, il quale, vedete, sono Kurt Frankenberg, e ho scoperto come davvero mettere le probabilità a vantaggio dell'investitore individuale. Minchia Kurt, grazie di esistere. E Kurt, che cos'era prima? Era un istruttore di karate che ha scoperto come ridurre il rischio dello stock trading al 5%. Pensate ragazzi, c'erano fior di cervelloni in giro per il mondo e non hanno mai capito un cacchio. È arrivato Kurt, fra un colpo di karate alla Big Gym, che dava i colpi di karate quando ero ragazzino io, e una cintura nera, dice: minchia, ho trovato un modo per risparmiare, per limitare il rischio del trading al 5%. Grazie Kurt. Comunque Kurt è uno che dice, se vi leggete questo articoletto qua, poi se volete ve lo giriamo, lui fra le righe poi onestamente ammette che le due cose sono uguali, però dice: sai, però in termini monetari con la Merit Put prendi di più, perché per pigliare lo stesso con la Synthetic Call dovresti mettere i soldi, come vi abbiamo detto anche noi in maniera trasparente, su un conto di risparmio e farti dare il 2,5%, farti dare il tasso di interesse risk free. Va bene, ok, però fermo restando che sono uguali. Se poi tu non li vuoi mettere e li vuoi usare sul tuo conto, puoi tranquillamente usarli, ma non puoi dirmi che siccome non li metti a investimento non vale quello che diciamo. Quindi questo, allora, in risposta a questo signore qua, c'è questo Mark D. Wolfinger. Mark D. Wolfinger è un ex floor trader. E lui gli scrive questa bella spadafiata di roba che vi consigliamo di leggere, nella quale dice che sono esattamente la stessa cosa. Dice, puoi dire quello che vuoi, ma fra le righe li fa capire. Se tu poi mi dici che per fare la Merit Put devo usare il tuo sito e devo darti una fee mensile per capire quali sono le Merit Put più convenienti, allora a me qualche cosa mi puzza. Allora a me qualche cosa non mi torna.
E vabbè, quindi se volete, ripeto, scriveteci, noi vi diamo i link sia per l'articolo del karate, noi rispettiamo, abbiamo paura che venga ci faccia un culo a quadretti di botte il signor, l'amico Kurt, sia con tutto il rispetto l'articolo di Mark Wolfinger, che al quale noi tendenzialmente daremmo più fede, perché Mark D. Wolfinger, potete fare delle ricerche nell'ambito della due diligence che vi consigliamo sempre di fare, cercate sempre di capire chi è che vi sta parlando. E fra un maestro di karate che improvvisamente sulla via di Damasco viene illuminato e ti insegna a diventare un investitore che non perde mai più del 5%, e uno che si è fatto il mazzo sui floor trader, a naso noi tendiamo nella nostra due diligence a prestare più ascolto e fede all'amico Mark D. Wolfinger, che noi non conosciamo, noi abbiamo fatto solo la due diligence, ragazzi, che è quello che dovreste fare voi. Quando voi trovate qualcuno che vi dice qualche cosa, chi è questo qualcuno? Che faceva nella vita prima? Il maestro di karate? Mi insegni a spaccare una tavoletta di legno, forse, piuttosto che insegni a fare il trading? Allora, detto questo, noi possiamo andare adesso sulla piattaforma, quindi possiamo prendere, che ne so, questo scotto togliamo perché se no ci uccide. Possiamo prenderci il nostro, un esempio qua, vedete, noi stavamo facendo degli esempi con Paolo. Questo è IBM, questi sono dati dal vivo, vedete, venerdì e giovedì 11 febbraio 2021. In questo momento IBM fa 122. E qua stavamo provando, prima di iniziare proprio con voi, a fare una merit put. Vedete, abbiamo comprato 100 azioni e in questo caso la call in the money, la put in the money, scusate, 130 con il sottostante a 122, quindi 8 dollari in the money, che come vedete ha il break even, la massima perdita, vedete, sta qua, vedete qui sotto, su questa barretta c'è la massima perdita a 635 dollari e l'8%. Quindi voi comunque, ragazzi, se il mercato non sale, se IBM non sale, voi comunque state perdendo l'8%, non potete guadagnare, era quello che vi dicevo. Guardate qua il delta, ve lo sto indicando in questo momento, delta 41,18. Se noi andiamo a prenderci la call corrispondente che cosa abbiamo fatto qua? La 130 put, ci andiamo a prendere la 130 call. Lo sta 130 call, scadenza 18 giugno, il delta è 35,33, in questo caso è leggermente più basso, perché probabilmente in mezzo ci sono i dividendi che dovrà distribuire IBM da qua a giugno, e sicuramente ci sono i dividendi. Questo che cosa vi fa capire? Che la call, non godendo dei dividendi che invece non toccano le put ovviamente, ma toccano il sottostante, ha già quotato nel prezzo l'effetto sia del dividendo che non prende, sia il fatto che con la call, se comprate una call, voi state comprando state impegnando meno soldi e quindi avete un vantaggio sull'impiego di capitale che potete, quello che vi avanza invece di comprare l'azione, lo potete impiegare in investimenti senza rischio. Ed è quello che l'amico Kurt, dove sta, eccolo qua, l'amico Mark, scusate, vi spiega in questo articoletto, ve lo cita, vi dice che in condizioni di prezzo perfetto, quindi di perfetta apprezzatura delle opzioni, che sono le condizioni predominanti del mercato, ragazzi, non pensate che i prezzi di un mercato ci siano degli scemi che li fanno, per cui arriva il primo Giuseppe, il primo Paolo, dice ah, io sono più furbo di voi, adesso mi piglio io il vantaggio di trovare un prezzo migliore di quello che fate voi. In condizioni di prezzi normali, i prezzi delle opzioni hanno già inglobato il futuro dividendo. E se voi infatti... Anche perché, diciamo, c'è un elemento chiave, no? Che c'è un'ovvietà, no? Cioè, ovviamente, se non fosse così, ci si potrebbe avvantaggiare di questo facendo un arbitraggio, esatto. Quindi basta fare un arbitraggio tra uno e l'altro, cioè se per dire la Marie Put guadagna più della call, si compra una Marie Put, si vende una call e lì abbiamo un guadagno certo garantito a scadenza, il che nessun market maker ti permette di avere un guadagno certo garantito nel momento in cui parti con un trade. Dopo sì, magari prendendosi un vantaggio, facendo come insegniamo anche noi nel corso più trade, però un trade che parte da zero e che guadagna certamente non te lo eseguiranno mai. Quindi se questo fosse vero, che la Marie Put e la call sono due trade diversi, chiunque dei due è migliore o peggiore, basterebbe comprare il migliore e vendere il peggiore, quindi non avrebbe senso.
L'altra cosa che vi voglio far notare, guardate questa, ragazzi, non è una schema di Giuseppe, Nasdaq.com, tanto. Vedete, il dividend yield e il rendimento del dividendo sull'azione è noto, 5,34%, l'annual dividend si sa, cioè i dati sono ampiamente stimabili e sono ampiamente e precisamente riflessi nel prezzo delle opzioni, perché pasti gratis, ragazzi, non ce n'è. Tra l'altro, no, poi chiudiamo qua sulla storia dei dividendi, che francamente mi ha rotto un po' anche le balle. Il dividendo, no, se azioni che hanno questo rendimento di dividendo, questa che dà il 5,34% di dividendo, sapete che cosa dicono quelli che fanno value investing? Non tutti sono favorevoli al dividendo, anzi, molti sono proprio contrari, perché dicono, scusa, se tu dai dividendo, stai togliendo, no, capitale netto all'azienda, che se tu sei un'azienda forte, perché buttarlo via e darlo ai tuoi investitori che magari se lo spendono in vacanze o in fesserie, quando tu potresti reinvestirlo al tuo interno per la crescita? Warren Buffett, per esempio, è uno che non ama tanto la distribuzione di dividendi, anzi non gli piace affatto, ma preferisce il riacquisto di azioni proprie, perché dice, se tu azienda riacquisti azioni proprie, diminuisci il flottante e quindi aumenti, no, la mia quota di possesso, e soprattutto se non spendi, non dai in giro dividendi, vuol dire che sei confidente che quei dividendi che non stai distribuendo li puoi più utilmente rimpiegare al tuo interno per investire, per far crescere il business, perché quel business ha un tasso di ritorno maggiore del tasso di rendimento prevalente sul mercato. Questo è da un punto di vista di value investing. Quindi se vuoi investire per il rialzo, tutto sommato il dividendo grosso è una variabile che dovreste considerare in chiave davvero di value investing con un grano salis, con quantomeno non necessariamente come una cosa positiva. Allora, altri aspetti che vanno considerati. Questa è un'altra Merred Put, la vedete? No? Questa non mi so dove abbiamo fatto, SPC. Questa è un'azione sulla quale io e Paolo stiamo provando delle cose alternative, Virgin Galactic. Siamo entrati perché eravamo straconvinti che salisse ed è salita. Ve lo possiamo far vedere che ci stiamo guadagnando, però abbiamo provato un altro edge, che è un edge un po' della minchia, sei, caro Paolo, è vero, però lo stiamo sperimentando e poi casomai nel gruppo chiuso ve lo faremo vedere. Però questa è un'azione che saliva, noi l'abbiamo comprata intorno ai 30 e avevamo un'ipotesi di investimento su Virgin Galactic sulla base dei viaggi, delle approvazioni, è inutile adesso che vi annoiamo, e qui abbiamo proprio messo a caso una Merred Put, vedete, acquisto 100 azioni, all'epoca stava a 55,37, e acquisto di una put in the money, strike 65, con scadenza a 157 giorni. La domanda è, che vi dovete porre, lo vedete quella parentesi là? Questa put, no, vi dà la stessa protezione da 70, da 82, diciamo, qua inizia a... La perdita massima arriva a 60, da 65 più o meno in poi, avete una copertura, no, fissa, e questa copertura vi dura anche se l'azione va a zero. La domanda è, ti serve? Tu stai pagando quella protezione? Di riffo di raffa la stai pagando, ma ti serve avere una protezione che funziona anche se Virgin Galactic Holdings va a zero? Certo, con Enron, con Lehman Brothers ti sarebbe servita, se tradi la pizza e figli compagni ti può servire, perché una farmaceutica innovativa può azzerarsi il giorno dopo, ma sulla gran parte delle azioni in 170 giorni, in 150 giorni probabilmente sei un po', no, almeno orizzontalmente troppo coperto. Altra riflessione che dovete fare: se succede una cosa del genere, vedete, prima l'azione al movimento 1 va da dove sta adesso a 55 e scende, non lo so, diciamo a 25. Poi succede, prende una bella botta perché le revocano una concessione, lanciano un razzo e questo esplode in volo e va là. Poi dopo succede che da lì ritorna a dove stava. Voi che cosa avete fatto? Voi vi ritrovate con un investimento fermo, stiate ancora perdendo, la vostra put ormai sarà più vicina alla scadenza, quindi... No, ancora vi dà protezione, ma non avete sfruttato in realtà quella che è stata una dinamica fortissima del titolo, perché se in questa ipotesi che abbiamo fatto da 55 si è quasi dimezzato e poi da 25 ha avuto una botta rialzista, guardate che queste cose qua succedono, che l'ha portato più in alto di quanto stava prima, dei 55 al quale l'avete comprato, ma voi siete ancora in perdita. Che fate? È una figata avere la Merit Put?
Certo, la media del put qua vi ha coperti, no? Qui stavate pensando, grazie a Dio che ce l'ho, però qua la copertura non vi serve più e il vostro titolo al rialzo non vi è servito. Che cosa vuol dire questo? Che ci si può proteggere meglio. E come ci si protegge meglio? Allora, a questo punto vediamo qualche cosa reale. Che cosa vediamo reale? Andiamo a vedere qua. L'altra volta, due o tre volte fa, vi avevamo fatto vedere il conto. Dove sta il conto? Eccolo qua. Eccolo qua il conto. Allora, vi ricordate? Abbiamo parlato di questi titoli qua. Abbiamo detto noi facciamo delle ipotesi di investimento, no, principalmente legate ai fondamentali. Spesso la becchiamo nei denti. La maggior parte dei casi, anzi, la becchiamo nei denti, la becchiamo anche male. Guardate questa zozzeria che abbiamo comprato, che ho comprato, anzi, non voglio accusare il povero padre. Quest'altra merdaccia di Medif che io ero convintissimo che fosse un'azione importante, sono tutte delle cagate, però quelle giuste, vedete, ecco, vedete, questa ha fatto il 1341%, allora quest'altra ha fatto il 332% e quest'altra il 189%. Allora TCNE è una pink, cioè una pink sheet, sono azioni quotate auto over the counter, quindi non c'ha opzioni, quindi questa per proteggerla me la devo vendere, o la devo, l'ho già parzialmente ridotta e man mano l'ho portata in pari, diciamo, non c'ho opzioni. Però Mara c'ha delle opzioni. Allora Mara adesso, io vedete, lo vedete qua su Interactive Broker, l'ho pagata più o meno un prezzo medio di ingresso 2,65 compreso le commissioni, adesso sta intorno ai 38. Come si copre Mara? Adesso andiamo qua su sulla cosa, andiamo a pigliarci Mara, cerchiamo Mara e vediamo se c'è un modo più logico. Ricordatevi qual è il problema: abbiamo delle coperture con la Mered Put che ci coprono anche se Mara si azzera, e abbiamo delle coperture con la Mered Put che se non le gestiamo dinamicamente, che cosa succede? Succede che eccolo qua Mara. Succede che il nostro sottostante si può muovere anche in maniera molto dinamica, ma alla fine, no, la nostra posizione resta ferma, perché quando è scesa ha guadagnato la put, ma noi non abbiamo tratto vantaggio. Quando è risalita, l'azione che nel frattempo aveva perso tanto non è a tratto parimenti vantaggio. Allora, questo è un tipo di protezione che facciamo noi. Come vedete, no, il sottostante sta qua. Ora, ovviamente questa è una protezione che... No, è molto ben fatta, perché l'azione sta straguadagnando, c'ho già un profitto di $7,000, però si può sempre azzerare. Ma io, come vedete, no, ho un'area di copertura che va dal titolo da 25 più o meno fino a qua, sono coperto e ci guadagno anche fino a 40, quindi ho $15 di copertura su un titolo che ne vale 40. Qua sotto non sono coperto, vedete, se il titolo qua scende sotto i 25, io ci rimetto, ma ci rimetto se mi soffermo. Il concetto qual è? Che intanto non compro una put soltanto, ma compro delle combinazioni di opzioni. Come vedete qua, vedete, io qui ho comprato delle combinazioni di opzioni che mi sono costate 21 centesimi, cioè quella copertura mi è costata $21. Per proteggere, come vedete, un range che va da 40 a 25. Quindi si può fare qualcosa di meglio. Non è perfetta, la Mered Put, se Mara da 38 scende a 15, è meglio la Mered Put. Ragazzi, però quante volte Mara, e Mara è un titolo molto volatile, guardate la volatilità, 215, 229, quante volte può succedere? E poi se scende, che fate? State fermi? E girate i pollici? No, la gestite, si impara a gestirlo. Si chiama protezione hedging dinamico invece dell'hedging statico. Vedete, mi è costata 21 centesimi. L'altra, e non vi annoio facendola vedere, su WFF mi è costata 81 centesimi e vedete, questa è comprata, però gli ho venduto contro una call che me ne ha dati 70, quindi mi è costata addirittura meno, mi è costata 11 centesimi. Cioè 11 centesimi sono $11 per proteggere quel poco di roba che ho. Allora, per fare questo, noi usiamo, noi la chiamiamo golden collar, però ragazzi, queste protezioni, no? I nostri studenti che hanno fatto il corso golden collar la conoscono, la sanno, ma noi vi diciamo, vi supplichiamo, per favore, non comprate il corso golden collar.
perché il corso Golden Collar è un corso che ha senso quando si ha un portafoglio di azioni da difendere e o una singola azione, o si vuole fare un investimento che riguarda un certo titolo, ma non è una strategia, già c'ho il Golden Collar, adesso divento... No ragazzi, perché se il Golden Collar, no, soprattutto se siete esperti all'inizio, se il mercato vi va nei denti, cioè se voi beccate Enron, hai voglia a fare Golden Collar, ragazzi, non è, c'è poco da fare, cioè, non diventate ricchi. Cioè, no, noi non vi diciamo che il Golden Collar vi fa il 6.000%, se lo gestite bene vi dà un rendimento migliore rispetto alla merit, molto migliore rispetto alla merit put, rispetto al collar tradizionale e rispetto al semplice ragionamento da cassettista che vi fa tenere le opzioni, le azioni in portafoglio. Noi l'abbiamo fatto, anche l'abbiamo dimostrato quando nel Practical Option Tactics con Scott abbiamo comprato eBay 3-4 anni fa, eBay è sceso ma noi sul conto ci abbiamo guadagnato. Perché qual è l'altro segreto, ragazzi? Quando le vostre protezioni guadagnano perché il titolo sta scendendo, voi fate media al ribasso e con i profitti, senza metterci un solo centesimo in più nell'investimento, con i profitti delle put protettive, delle strutture di protezione, comprate altre azioni a prezzo più basso. Quindi mediate il prezzo al ribasso, ma senza aumentare l'investimento. Noi non siamo assolutamente fautori della tradizionale media al ribasso, ma questo vi serve soltanto se voi avete la convinzione che quel titolo vale, che quel titolo voi siete convinti sia un titolo sul quale investire. Ma se voi buttate la monetina per decidere se investire su Apple piuttosto che su IBM, o fate come un mio amico di tanti anni fa che era, diciamo, straricco e che è anche molto bello e si faceva scegliere dall'amante di turno alla cieca sul Sole 24 ore il titolo su quale investire nel 97-98 quando il mercato esplodeva, certo. E diceva vedi con questo metodo funziona, lei ha scelto questo, e lui ovviamente guadagnava. Lui era uno di quelli che aveva investito su 7 pagine gialle, mezzo milione di euro c'era, cioè, in 7 pagine gialle. Sì. Intanto mi chiama, fa: che devo fare? La risposta è: pulisci di tiendere, che ormai ce l'hai, tiendere. Magari un domani diventa un antico modernariato. Ora, detto questo, ragazzi, noi lo ribadiamo, vi diffidiamo dal comprare il nostro corso Golden Collar, perché non ve lo vogliamo assolutamente vendere, anzi se qualcuno ci dice lo voglio comprare, noi non glielo diamo, perché vogliamo farvi capire, primo, che la strategia è una strategia, la strategia in edge è comunque una strategia delta lungo, secondo, si va a delta lunghi su dei sottostanti sui quali si è fatta un'analisi e non sui quali si butta la monetina, tendenzialmente si fa un'analisi di value investing, perché noi non crediamo all'analisi tecnica, però se avete almeno l'analisi tecnica fatela. Ultima cosa, è una strategia che se voi la iniziate, no, sul mercato del Covid, cioè, ragazzi, prima di risalire dovete assicurarvi che il vostro conto regga. Non mi ricordo se era quale economista diceva che l'irrazionalità del mercato è molto più lunga della capacità di qualunque conto di reggere i margini. Quindi, detto questo, pensateci. Per cui, ricapitolando, non è una cattiva strategia, perché chi si protegge è comunque saggio. Quindi non abbiamo mai detto che è cattiva, non abbiamo mai detto però che è la strategia più figa del mondo, come l'amico Kurt, il karateka, dice. È una synthetic long call, smettete con questa strategia di dividendi, perché avete rotto veramente la... ok? Quindi è una strategia delta positiva, come abbiamo detto, e per conseguenza... Se il titolo cala non potete guadagnare, a meno che non fate quel discorso di media al ribasso e con i proventi degli hedge comprate altri titoli con una tecnica che poi va comunque capita e affinata, non si può fare alla cieca, ma tendenzialmente diciamo che una strategia delta positiva, se il mercato cala, non vi fa guadagnare. Copre la merit put eventi, anche eventi altamente improbabili. La domanda è necessario? La risposta non è no, la risposta è boh. Non sempre, perché a meno che non si annulli il valore completamente del titolo, la protezione su oltre la seconda standard deviation è, come abbiamo imparato con Biancaneve e Sette Nani, abbastanza, no, difficile che entri in gioco. E poi è una strategia, anche la merit put, che può essere gestita proprio per catturare quella dinamicità del titolo, che è quello che consentiva, quell'esempio che abbiamo fatto su eBay, di guadagnare, perché quando eBay è scesa, noi abbiamo aggiunto, con i proventi degli hedge, abbiamo aggiunto altre azioni perché credevamo che eBay fosse un titolo che valeva la pena
tenere in portafoglio. Però ragazzi, se il titolo cala e voi vi accorgete che avete preso una topica, il titolo dovete vendere, non dovete fare il media al ribasso, anche se fatta con i proventi delle put. E infine, no, non ci dispiace, ma non crediamo che si possa fare il 1.000 miliardi di miliardi per cento con questa strategia. Poi, ripeto, se qualcuno è convinto che si possa fare, ce lo spiega, noi, io e Paolo, mettiamo a disposizione tutti i nostri averi per pagare in questo corso, tranne 1.000 euro a testa per investirli e fare il 6.000% sulla Merrill Put. E con questo la lezione, pur abbastanza velocemente, pensavo peggio, è finita, andate in pace. Adesso siamo pronti a rispondere alle vostre domande. Arrivederci. Sì, ce ne sono svariate, quindi parci pure. Sicuramente le critiche arrivano con di quei bambini. Da chi? Da chi, Massimiliano? No, vediamo le domande, ci sono qualcuna prima pure. Vediamo un po', buonasera a tutti. Gianluca, sì, Gianluca, ok. Questa sì, è la no, mia. Quando stavo parlando del quando parlavamo del fatto del rischio, no? Sì, è chiaro che tu puoi fare un margine su quello che può essere anche i drawdown, no? Li puoi capitare sul rischio, li puoi calcolare sul margine, sul capitale. Qui c'è tutto un mondo di money management che magari poi affronteremo piano piano nel gruppo privato, però insomma, comunque sì. Massimiliano, piuttosto che fa domande, noi stiamo aspettando la tua candidatura per il gruppo chiuso dei commentari tuoi trade, quindi tira fuori il coraggio, noi ti aspettiamo, vogliamo, we want you, ok? Non ti metta scuse che stai in Messico, che stai viaggiando, che non ci sei. Su una call venduta nuda, come calcoli la percentuale di cosa? Non lo so, forse allora, si capisce. Guarda, la call naked venduta c'ha una marginazione. Sì, forse sempre riferita a quella domanda, Giorgio. Allora, facciamo un'ipotesi. Tu c'hai $10.000, compri una call da 1.000, guadagni 100 e diciamo sulla call da 1.000 hai fatto il 10%, però in realtà sul capitale tu hai fatto l'1%, perché quei $100 che hai guadagnato sulla call, no? Se tu li calcoli sul margine della call che l'hai pagata 1.000 è il 10%, ok? $100 su 1.000, ma tu non devi fare il calcolo sul capitale, quindi tu non hai comprato, non hai un capitale di 10.000 euro e compri una call per 10.000 euro. Tu compri una call per 1.000, perché altrimenti se quella call ti finisce out of the money e scade senza valore, tu hai perso tutte 1.000, e se tu avessi fatto tutto il tuo capitale su quella singola call, avresti smesso di tradare, ok? Quindi è praticamente impossibile, cioè soltanto se uno va al casino e vuole fare rosso e nero e dice io mi gioco tutto, o la va o la spacca, ok? Ma se uno vuole fare trading in maniera seria, è chiaro che non ha senso, no? Che tu possa rischiare tutto il tuo capitale su una posizione. E quindi il calcolo del rendimento si fa sempre sul valore capitale. Quindi se tu su questa famosa call hai fatto il 10%, non andare in giro a dire che tu hai fatto il 10%, tu hai fatto l'1%, perché sul capitale i $100 è l'1%. Okay? Questo è il calcolo. Antonio Balocco, formula la barra per il computer della prima standard deviation, prezzo del sottostante per la volatilità implicita, per dice, guardate il rapporto giorni, questa è la expected move di Scott. Anche se poi Antonio, tutto sommato, sono tutti calcoli che non c'è bisogno di fare, perché le piattaforme, ormai qualsiasi piattaforma ti dà la deviazione standard, quindi. Guarda, noi quando questa è una roba che Scott ci insegnò quando, forse nel 2000-2002, sì, quando eravamo giovani. Allora, vedi, allora questa in realtà non è la prima deviazione standard, ma è mezza deviazione standard, quindi è la metà del prezzo per la volatilità storica o la volatilità implicita, puoi scegliere. Noi in questo caso siamo la volatilità storica per la radice quadrata dei giorni che mancano alla scadenza, diviso la radice quadrata di 252. I trading day dell'anno. Questo ti dà più o meno dove si va a posizionare la mezza standard deviation, che poi noi usiamo, quelli del Golden Core lo sanno, per cui il motivo per cui lo usiamo, però ovviamente se la moltiplichi per 2 è più o meno la prima standard deviation. Sì, comunque diceva giustamente Paolo,
ma l'avete visto lo schermo? No, non ve l'ho mostrato. Però diciamo che ci sono delle formule che servono a semplificare il calcolo, ma comunque la trovate un po' dappertutto, insomma, l'avete vista anche indicata graficamente sulle varie piattaforme. Compra BTC, incrocio le dita. Beh, Bitcoin adesso siamo. Pensa che io sono 2 o 3 mesi. Giuseppe lo sa, gli ho raccontato che ci sto un po'. Mi ha incuriosito. Non ho mai capito un cazzo di Bitcoin, non mi sono mai avventurato in questo mondo. E sono 2 o 3 mesi che. E proprio qualche giorno fa ho scoperto come fare delle call sintetiche free su Bitcoin. Quindi interessante. Ho trovato come praticamente guadagnare dal Bitcoin senza rischiare una lira. Quindi divertente. Poi un giorno, magari, quando faremo nel gruppo, ve lo spiegherò. Allora, Antonio Bloco, la IV rilevata nella chain ISO 1085%. Non credo. No, boh, guarda, io posso fare proprio il tempo, condividere lo schermo, andiamo su coso, tutto sta qua. Non è sì, questo qua, scusa, io Paolo mi sguida perché c'è troppe finestre aperte, in effetti è vero. Allora, questa è, no, questa è, dove sta? Questa è la chain e questa è la chain ES, intendi del mini standard pur 500, del mini future. Qua, vedi, la scadenza, la è 16,2%, molto bassa. Cioè, Forse hai visto 18, allora che la cifra che hai. su Interactive la vedete qua, 15,1%. Se andate su Tastyworks, la vedete, perché la vedete qua, vedete, ovviamente questo è SPX 17% al febbraio 22. Se chiudete poi le catene qua, devo dire, No, sulle catene ci sono quei due numeri. Una è l'implied volatility, no? Della catena, la media. E la seconda è il movimento in punti a cui corrisponde praticamente quella percentuale, ah sì, ok? è vero, questa è una bella indicazione pure. Quindi vuol dire, ragazzi, che no, la prima a 11 giorni. No, questa implied volatility presuppone che la prima standard deviation sta sui 77, più 77 meno 77 punti dalla the money, che sarebbe in questo momento, dove sta? 3.900 grosso, quindi potrebbe arrivare 3.978, 3.9, fatevi voi il 3.8 e 22 e 24. Esatto. Mo' devo togliere il video, mo' si incazza Pratesi perché smanasso sulle finestre. Ciao Alessandro, buonasera. Sicuramente le prime, ma da quale? Con chi ce l'hai, Massimiliano? Chi sono questi babbei? Avanti. Neanche si somigliano. Chi? No, beh, roba, quando abbiamo visto le battute, era una battuta quando l'ha scritto Giorgio, se Bia scende il risultato non è lo stesso. Tra una Mary e una call? Se il delta è lo stesso, perché non dovrebbe essere lo stesso? Non lo so. Se c'è qualche motivo, Perché delta è lo dovrebbe stesso. essere sta qua? Il delta è quello, Giorgio. Se c'è qualche ragionamento che magari a noi ci sfugge, ragazzi. Screenshot. Meglio anche per la tassazione del guadagno, scusa, io non lo so perché io vivo nell'Arabia Saudita, non pago le tasse legalmente, non so cosa. Maledetto. Piace, non me ne posso capire. Vabbè, poi sai, la tassazione lì è un discorso molto complesso, perché poi alla fine. Cioè, minusvalenze e plusvalenze, quindi alla fine su tutto quello che è il portafoglio vai a pagare là. Guarda, Giorgio, io sinceramente il diritto tributario l'ho fatto quando ancora c'era Cavour, per cui però mi ricordo che c'era un problema di doppia imposizione sui dividendi. Forse sì, mi sa che sui dividendi abbiamo una tassazione più alta. C'era un credito di, tu c'è come contribuente, hai un credito d'imposta, però sicuramente c'è un problema, credo, sul fatto che comunque l'utile societario è tassato e poi i dividendi vengono presi da quell'utile, però sinceramente io il diritto tributario non l'ho mai masticato più di tanto. Sono dottore commercialista e revisore ufficiale dei conti, peraltro, quindi non sapevo fare la dichiarazione dei redditi. Non avete mai pensato di fare qualcosa del genere con ETF tipo Labu?
C'è che cosa? La posizione long su ETF? Sì, l'abbiamo fatto qualche volta, ma l'ABU sinceramente non lo conosco. Però sì, noi comunque le facciamo le posizioni covered su degli ETF, le facciamo, qualche volta le facciamo, non, quasi mai su SPY o su SPX, su Nasdaq, però l'abbiamo fatto qualche volta su degli ETF settoriali perché pensavamo a dei rimbalzi di settori per questioni sempre macroeconomiche. Paolo Casciano, prendi slide di questa presentazione con cui il mondo delle mani put, poi se mi dici che sono sicuro del mondo delle mani put. Bello. Bello. Bello, ce l'avevo con me, grazie Simone. Grazie. Se non mi iscrivo al corso vuole diventare un topo comunque. Perché un Nel topo? senso che si vuole iscrivere al corso. No, no, vabbè, guarda, ragazzi, noi vi facciamo, guarda, se faremo sto gruppo, perché non so manco cosa riusciamo a fare, ve le diciamo come si fanno queste cose, ma davvero, vi prego, no, noi, siccome poi c'è sempre gente che critica. E chi fa queste cose e che dice che non siamo trader e vogliamo vendere i corsi, non mi comprate niente, guarda, così non c'è. Che intanto su questi siti dove parlano i guru, che poi fra l'altro stanno sempre in televisione, sono sempre alle trasmissioni dal vivo, fanno i canali Telegram, però poi dice che questi fanno i corsi. Non vi comprate i corsi, per favore. Così. Ma poi dov'è perché c'è. Ma sì, ma Paolo, quello che abbiamo detto, ragazzi, le formule delle opzioni, no, sono fatte in modo per tenere conto di tutte le variabili, per cui davvero noi bisogna fare uno sforzo di umiltà. Se voi pensate, no, che con tutto che noi due siamo due laureati in economia, però laureato, Pratesi si è laureato a 15 anni fuori corso nel 99, Le patatine pai. siamo laureati quando? 30 anni fa, non lo so, 40 anni fa. Davvero noi due, con tutto che abbiamo studiato, possiamo avere l'idea che nessuno si è mai avuto sul mercato? Cioè, io questa è la cosa che mi dico. Quando voi trovate qualcuno che dice, ah, ho scoperto il modo per farvi diventare ricchi in un mese, cioè, ma in base a cosa l'ha scoperto? Questo è il problema. Cioè, può essere che Magari nessuno. qualche strategia che funziona lì per lì, magari diciamo, ha beccato un momento storico per cui una strategia è particolarmente profittevole, ma magari ha un'altrata sicuramente breve, insomma. Allora, io vi racconto questo episodio, poi è successo ieri, no? Poi, mentre facevamo questi giochi con i dividendi, io e Paolo ci siamo accorti di una cosa. E abbiamo detto, oh, questa è una figata, facciamo, sì, vai, vai, vai. Poi, siccome la prima cosa abbiamo detto, ma può essere che nessuno se ne è accorto di questa cosa? E infatti ci siamo messi a provarla e tutta questa gran cosa non è. Però ci ha dato lo spunto per altri studi dei quali stiamo parlando prima con Paolo per iniziare. Allora, questo è quando noi diciamo due diligence, no? Significa, ragazzi, primo dire. Partire dal presupposto, ho detto una stronzata. Probabilmente se io, Giuseppe Verardi, o io Paolo Pratesi, o io. Vabbè, senti, dai, Giuseppe, andiamo avanti perché stai diventando logorroico, dai, vai veloce. Ponete il dubbio e fate la due diligence. Il tipo da avere punto. Mi sembra che per i guadagni dichiari facendo un'opportuna gestione del tetto dove importi una posizione. Sì, però Cristiano va bene che tu poi hai una gestione più granulare perché hai il sottostante, però è la stessa cosa la puoi fare anche con le call, non cambia nulla, fai soltanto dei rolling, rolli le opzioni invece di gestire le posizioni. Sicuramente il fatto di avere un sottostante ti dà una granularità, cioè tu puoi anche proteggere, diciamo che se tu hai la call sono 100 contro 100, se tu fai il titolo potresti dire: io ho una visione più rialzista, ho 110 pezzi di azione contro 100, che è la put di protezione. Quindi questa granularità, o addirittura 90 o 110, diciamo, quindi avere una granularità per cui puoi modificare, diciamo, una cosa che con la call, che è un pezzo secco, non lo puoi fare. Guarda, Cristiano, è sicuro che con l'MR i soldi li fa se gestisce il trade, però una cosa che l'unica cosa che ti contestiamo di questa cosa è che non è possibile trovarsi una posizione sempre in profitto, a meno che il sottostante non salga o non, tu quando è sceso hai fatto la media ribasso come abbiamo detto prima e poi sulla salita quella media ribasso ti va a vantaggio, ma non puoi essere sempre in profitto e poi no, per carità non banniamo nessuno, ci mancherebbe altro. Giorgio, tra la MR e la call. Quello che diceva, che praticamente dice che in discesa, a me non risulta, però che ne so, magari meno male, c'è sempre da imparare, vedi? Ci facciamo un test, poi ne riparliamo, Giorgio, magari se ce lo scrivi, se hai fatto già qualche test, ce lo mandi per email, volentieri, ce lo studiamo.
Se la scadenza viene assegnata il sottostante di una put venduta, la perdita della opzione si annulla. Allora, se la scadenza viene assegnata, cioè se tu vendi una put 90, una put 100, no, ti viene assegnata quella put se il sottostante sta a 90, diciamo, ok? Quindi tu trattieni sicuramente il premio dell'opzione tuo, l'hai avuto, ma la La perdita no. vendo sale il titolo. Tu hai un titolo in portafoglio che hai comprato a 100 e che in quel momento vale 90, quindi non hai una perdita perché hai una perdita paper in quel momento, hai guadagnato il premio dell'opzione. Se diciamo l'opzione l'hai venduta a 1 dollaro, quel titolo ce l'hai in portafoglio invece che a 199, però hai una perdita non contabilizzata di 9 dollari, questo, cioè, da là non scappi. Poi Labo LTF leva 3 su Biotech. Se leva 3, ragazzi, secondo me è troppo volatile però ce lo studiamo la prossima volta, ti diciamo che è uscito fuori. Dai, ragazzi, facciamo il suo gruppo. No, perché te ci riempi di domande, maledetto. Non, no, non ti vogliamo. Mentre scherziamo, cioè, sei il nostro graditissimo. Quindi la Beh, strategia migliore certo, adesso, eh beh, certo, sì. è ovvio, certo. Devi vendere in demand, così fai più soldi. Va certo. Va bene. Visto che le domande sono finite, visto che si è fatta una certa, io direi di salutarci e di risentirci. Vediamo. Tra l'altro, Giuseppe, che si fa? Perché adesso, bene o male, non abbiamo per il momento argomenti successivi. Quindi l'idea nostra era partire con questo, diciamo qual era l'idea, ne parliamo qua, diciamo l'idea era creare questo gruppo e partire, quindi probabilmente sarà così. Io penso che sicuramente la prossima settimana, comunque sia, non faremo niente, credo che comunque la salteremo, Giuseppe, se ne parlerà comunque tra 2 settimane, magari Poi vediamo, affrontiamo. diciamo, se abbiamo consolidato l'idea del suo gruppo lo facciamo, perché io un'idea volevo parlare un po' di delta, un po' in maniera un po' più approfondita per capire l'utilizzo del delta o come ragionare con le greche. Però la facciamo appena abbiamo un'idea su questo gruppo. È che Pratesi vuole fare 3.000 euro al mese, io invece volevo fare di meno. Quindi. No, vabbè, lo faremo. L'idea, guardate, ve lo diciamo proprio io e Giuseppe, una cosa che ci diamo purtroppo è che siamo sempre molto aperti e molto sinceri. Quindi una delle cose che faremo è questa, probabilmente. Creeremo magari il gruppo dove ci sarà la possibilità di fare il pagamento, come dicevamo, boh, non so adesso quant'è, 40 euro al mese, una cazzata. Quindi faremo, diciamo, prenderemo tutte le persone che vogliono partecipare che faranno il pagamento su PayPal, tanto su PayPal il pagamento è sempre in stand-by, cioè finché non lo autorizziamo noi non vengono addebitati i soldi, no? E quindi vediamo quanta gente si iscrive. Se si iscrivono 10 persone, 15 persone, noi cancelliamo i pagamenti e i soldi ritornano in tasca di chi si era iscritto e andiamo avanti così. E se invece ci sta un numero abbastanza importante, allora ok, partiamo con il gruppo e andiamo avanti, poi vediamo nel tempo cosa succede. Quindi ve lo diciamo sinceramente, cioè non è che faremo il gruppo per 10 persone, cioè non ne vale la pena né per le 10 persone né per noi, per il tempo che è da dedicare. Va bene ragazzi, grazie a tutti, buon fine settimana e Ok. ci Ciao a sentiamo tutti. alla prossima. Ciao a tutti. Grazie.